Ciao a tutti, sono con Pier Giorgio Odifreddi a Torino, è il tavolo raccolta firme al referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Diamo il tempo a tutti per arrivare, siamo con Pier Giorgio Odifreddi, siamo in piazza Castello a Torino, c'è anche il Figlio Viale, ci sono le militanti, Federico Mento del Movimento 5 Stelle, si stanno raccogliendo le firme, Paola Cirio, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Siamo, come dicevo, a Torino in piazza Castello. Vedo che è cominciata ad arrivare. Il signore qui lo riconoscete, è Pier Giorgio Odifreddi, che ha appena firmato il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Pier Giorgio, perché hai firmato? In realtà, lo voglio dire per abitudine, perché queste non devono diventare abitudini, ma io ho firmato per il referendum da quando ci sono stati i primi, non quello per il divorzio ovviamente, ma a partire dall'aborto in avanti, erano il Partito Radicale all'epoca, e continuo a pensare che questo sia uno degli strumenti veramente di democrazia diretta. E oggi ci sono dei simulacri, delle caricature di democrazia diretta, con tutto rispetto, ma per esempio la piattaforma russo che consulta 50.000 persone, non si può pensare che sia un organo di democrazia diretta. Invece quando si raccolgono le firme, già appunto ci vogliono 500.000 di firme, e soprattutto quando poi si fa un referendum, quello è la democrazia diretta. Quindi i referendum dovrebbero essere usati in maniera molto più sistematica. Ci sono paesi che poi uno può considerare più o meno civili di noi, ma per esempio la Svizzera, la California, eccetera, ce ne sono tantissimi che delegano al referendum le decisioni che interessano direttamente i cittadini. E in questo caso da noi invece in Italia il referendum viene sempre considerato come qualcosa che se possibile bene evitare, o cambiando la legge che si vuole cambiare appunto con il referendum, magari cambiandola in maniera non sostanziale in modo da fare un trucchetto. Se poi si perde un referendum, come è successo spesso per esempio in agricoltura, poi allora si reintroduce il ministero con un altro nome. Però in questo caso credo che ci siano pochi spazi di manovra, cioè la legge sul fine vita deve essere fatta, l'ha detto la Corte Costituzionale, se un Parlamento non accetta i consigli e gli ordini della Corte Costituzionale vuol dire che è poco democratico lui e non certamente quelli che chiedono il referendum. E soprattutto interessa un diritto che è un diritto fondamentale. Il diritto alla vita, perché poi questa è l'altra faccia del diritto alla vita. La morte è la conclusione della vita. E la cosa migliore è cercare di arrivare ovviamente nelle migliori condizioni all'uscita dalla vita, però spesso le condizioni non sono affatto ottime. E poi si sa che soprattutto poi quando si arriva nella vecchiaia ci sono difficoltà. Quindi bisogna avere il diritto di decidere noi quando uscire. Questo diritto ci deve essere dato in maniera legale. Una volta quando si faceva per esempio il referendum sull'aborto, certo c'erano mezzi alternativi, si poteva andare dalle mammane, da quelli che procuravano aborti, spesso facendo dei pasticci e procurando morti poi invece che semplicemente per l'appunto aborto. E nel caso dell'eutanasia è simile il problema, cioè si può farlo ovviamente se uno conosce medici compiacenti, se può andare perché ha i mezzi per farlo e le persone che lo accompagnano in Svizzera per esempio o in altri paesi. Però sarebbe giusto che nel nostro paese possiamo fare le cose che consideriamo fondamentali e che possiamo esercitare il diritto primario, che è per l'appunto il diritto a decidere noi della nostra vita e in particolare anche della nostra morte. Pier Giorgio Odifreddi, che ha appena firmato a Torino al tavolo per la legalizzazione dell'eutanasia. Ci vedremo presto in tante altre piazze di tante altre città. Per dare una mano alla campagna referendaria, il sito internet è referendum.eutanasialegale.it. Grazie Pier Giorgio e grazie a tutti voi che state dando una mano a questa campagna. Ciao da Torino. Ciao Marco, grazie.